La storia della caldera è fatta di eruzioni esplosive. Secondo i vulcanologi, anche in futuro le eruzioni potrebbero essere dello stesso tipo e prevedere quindi una serie di fenomeni, tra cui la formazione di una grande colonna di gas e frammenti vulcanici, alta fino a decine di chilometri. La caduta di materiale di grosse dimensioni nell'area più vicina alla bocca del vulcano. Pioggia di ceneri e lapilli, anche a grandissima distanza. Diversi chilometri di territorio investiti da nubi di gas incandescente misto a ceneri. Essere preparati è la mossa migliore, qualunque cosa succeda. Ecco quindi un po' di cose da sapere in caso di possibile eruzione. Il Piano Nazionale definisce le attività da organizzare nelle diverse fasi operative. Attenzione, preallarme e allarme, collegate ai livelli di allerta del vulcano, che sono giallo, arancione e rosso. Attualmente il livello di allerta del vulcano è giallo e la fase operativa adottata è di attenzione. In allarme, se vivi nella zona rossa, l'unica cosa che devi fare per non rischiare la vita è allontanarti, ovvero evacuare l'area prima dell'inizio dell'eruzione. Potrai trasferirti con i tuoi familiari in una sistemazione scelta da voi, o nella regione o provincia autonoma gemellata con il tuo comune. Ma come si raggiungono le nuove sistemazioni? Potrai viaggiare con un mezzo che appartiene ai tuoi familiari, seguendo i percorsi e gli orari che sono stati pianificati. Oppure potrete usare un mezzo fornito dallo Stato. Se invece abiti nella zona gialla, cosa devi fare in caso di eruzione? La zona gialla è esposta alla caduta di lapilli e ceneri vulcaniche. In base alla direzione dei venti e all'eruzione, le autorità decideranno se sarà necessario allontanarsi. Resta il più possibile in casa, con le finestre chiuse. Se devi uscire, indossa una mascherina protettiva e occhiali antipolvere. Ricorda che è molto pericoloso guidare auto o motorini nei tratti di strada coperti di cenere. Ora sai cosa fare in caso di allarme. E se hai dubbi, cerca informazioni sui siti istituzionali, facendo attenzione a riconoscere quali sono le fonti attendibili. Visita il sito www.ionorischio.gov.it e scopri il tuo attimo decisivo.